Bella a tutti ragazzi, sono Gilberto che sono qui oggi a presentarvi quello che secondo me è un bel tutorial su come vincere spesso e volentieri su tutti contro tutti. È una guida un po' più per quelli inesperti che magari si approcciano a Call of Duty, quindi potrebbe interessarvi questo video. Nel caso in cui vi piacesse, direi che possiamo arrivare a 100 likes nel caso in cui voleste qualche altro tutorial su come migliorare magari su Call of Duty. Come sempre saluto due persone che hanno messo like o hanno iniziato a seguirmi sul mio profilo Instagram. Stavolta saluto Moroso Federico che ha messo mi piace alla foto e Figo062 che ha messo anche lui un like, un post. Niente raga, vi ricordo anche di entrare nel gruppo Telegram che trovate in descrizione. Allora raga, quello che posso consigliarvi io è quello di utilizzare soprattutto come specialista il Nomad e soprattutto di utilizzare spesso e volentieri, anche se purtroppo è una cosa abbastanza broken, cioè quindi rotta, che non ha molto senso nel gioco secondo me, però è una mina, serve a quello, quindi serve a killare. Piazzatele sempre, appena ce l'avete piazzatele, che sono sempre molto molto utili. Quello che vi consiglio io è, per vincere su tutti contro tutti, quello di utilizzare una mitraglietta, perché tutti contro tutti è una modalità che richiede molta velocità, perché dovete essere il più veloce a fare le 30 kill. Quindi cosa c'è di più veloce di una mitraglietta? Magari il pompa, però il pompa si adatta meno ad ogni situazione rispetto alla mitraglietta, ad esempio. Premetto che questa partita qua molto probabilmente non la vincerò, perché sono le mie prime partite su TCT. Sto anche parlando in live, giocando in live, quindi sono molto... Oh mio Dio, questo qua ha camperato, raga. Un consiglio che vi posso dare ulteriore su come vincere le partite di tutti... Ma quante camperate la gente, raga! Su come vincere le partite di tutti contro tutti è quello di non girare troppo tra la mappa, Mina mesh attiva. ma di seguire sempre solo uno spawn. Ma dai, raga. Decidete uno spawn e vi gestite quello. Io purtroppo ancora gli spawn bene di Black Ops 4 non li so. Però so qua abbiamo scoperto che c'è uno spawn. Lì in teoria dovrebbe esserci un altro qua. Quindi se noi facciamo sempre questo movimento qua, in teoria un po' di kill ce le portiamo a casa. Questa in realtà non è nemmeno una mappa bellissima per le mitrette. Infatti questo qua che c'aveva la R ci ha poco poco distrutto. Vedete le mine? Raga, le mine sono la cazzo di svolta. Perché voi mentre giocate avete delle kill gratis. Figa questo a Cristiano Ronaldo, puttana Eva. Però in linea di massima questa, la mitraglietta è una delle armi migliori per vincere i TCT. Qua ad esempio dovrebbe... Figa le mine, raga, vedete che... Cosa vi ho detto? Le mine sono troppo broken. Ah, a quelli piace piazzare le mine, eh. Non è morto questo qua, vuoi vedere quanto gli è rimasto? Figa. 8-8 gli è rimasto. 8. Siamo a 9 io e 10 lui. Ah, guardatela lì però la mina. Ne ha uccisa solo una. Eh bro. Anche l'unità K9 è molto forte come cosa. Quello lì è camperato malissimo. Comunque è una partita, regà, tostissima, perché gli avversari sono molto forti. Siamo 16 pari. No, questo qua non è vero, raga. L'altro purtroppo è 19. Proviamo un attimo a stare in questo spawn qua. Però la gente non spawna, figa. Muori, bello. Muori anche tu. Comunque vedete, dovete gestirvi un bello spawn. Bene, questo qua mi è piaciuto come kill. Siamo passati in vantaggio, però l'altro non demorde. Io so... Oh, guardala lì la kill. E poi raga, su TCT il UAV è troppo utile. Purtroppo su questo gioco mi sembra che duri niente il UAV. Però non so, magari è solo una mia idea. Questo qua mi ha poco sciolto, figlio. Ah, madonna, la mina è troppo, troppo forte. È troppo, troppo broken la mina. Sono a più 6, quindi in teoria ce la portiamo a casa. Poco gufata. Oh, io non trovo più la gente. Hanno tolto dal gioco l'ultima patch, hanno tolto i nemici. E questo qua mi recupera per forza, non trovo i nemici.
Tu muori, per favore. Ma scusate, ma i nemici, figa. Dove sono finiti tutti? Ok, questi camper. La mina mi fa troppo ridere, troppo forte. E fino a quando è forte così non si può non utilizzare, perché è troppo forte. No, raga, questo qua sono stato bello scarso io. Non posso perdere sti fight lì. Magari questo qua era scarsissimo. La mina l'ho piazzata in sempre più 6, però oh, pazzesco come non riesco a trovarli. Non riesco a trovarli, raga. Io vorrei capire perché non spawnano più qua. Ci chiedo, poi vado in giro e muoio. Per forza. Perché su TCT se vai in giro sei un gran... E questo? Ma questo come era camperato, figa. Ma svegliati un po'. Resta con i Tu piedi per muori. terra. A parte che sarebbe entrato e sarebbe morto per la mina, però. Io vorrei capire come mai non spawnano più qua. Devo anche capire bene come funzionano ancora gli spawn di Black Ops 4, però. Tu te la camperavi poco poco, eh. Io il cane lo tiro e non si sa mai, un aiutino me lo dà. Guarda, anche il cane è bello confuso, Mina mesh attiva. eh. Manca l'ultima kill. Boom, bitch! Tante volte non capivo nemmeno bene come spawnassero, quindi, raga. Guardate che questa qua è tipo la mia quarta, quinta partita su TCT. Arrivo sempre in top 3, cioè sarei sempre in top 3, forse una volta sono arrivato quarto. Comunque, questo è il metodo che utilizzo io per vincere TCT. Se voi avete altri metodi, scriveteli qua sotto che ci aiutiamo a vicenda. Niente, raga, fatemi sapere cosa ne pensate di questo metodo qua. Lasciate un bel like, entrate nel gruppo Telegram e niente, ci becchiamo direttamente al prossimo video, man. Boom!